Hai mai avuto momenti in cui tutto sembra andare storto? Ecco una storia zen che potrebbe cambiare il tuo modo di vedere le crisi. In un tranquillo villaggio giapponese viveva un saggio anziano, noto per la sua profonda saggezza e serenità. Un giorno un giovane del villaggio, visibilmente angosciato, si avvicinò a lui. «Maestro», disse con la voce tremante, «la mia famiglia sta attraversando tempi difficili. Il raccolto è stato scadente e non sappiamo come affrontare le difficoltà che ci attendono. Mi sento come se stessimo affondando in una crisi senza fine». Il saggio anziano ascoltò attentamente. Poi invitò il giovane a sedersi accanto a lui davanti a un piccolo stagno nel giardino del monastero. «Guarda l'acqua», disse il maestro. Mentre entrambi osservavano, una leggera brezza agitò l'acqua, creando piccole onde. «Vedi», iniziò il maestro, «le onde sono come le crisi della vita, vengono e vanno, ma guarda sotto la superficie, dove l'acqua è calma e immutabile. Anche se in superficie c'è turbolenza, in profondità c'è sempre calma». Il giovane guardò lo stagno, notando come, nonostante le onde in superficie, le profondità dello stagno rimanessero serene e immutate. Il maestro continuò, «ogni volta che ti trovi in crisi, ricorda questo stagno. Non importa quanto possa sembrare caotico in superficie, c'è sempre una pace interiore a cui puoi tornare. La tua sfida è imparare a trovare e connetterti con quella pace, anche nei momenti più difficili». La storia che abbiamo appena condiviso porta con sé un messaggio profondo e universale che risuona in ogni angolo del nostro essere. La vita, nella sua natura intrinseca, è un continuo alternarsi di alti e bassi. Queste fluttuazioni possono a volte farci sentire come se fossimo travolti dalle onde di una tempesta. Ma è essenziale ricordare che, proprio come lo stagno, sotto la turbolenza esterna c'è un nucleo di calma e stabilità. Quando parliamo di crisi, ci riferiamo spesso a quei momenti in cui la vita ci sfida, ci mette alla prova, ci spinge fuori dalla nostra zona di comfort. Ma queste sfide, per quanto possano sembrare avverse, sono in realtà opportunità. Sono occasioni per crescere, per imparare, per diventare più forti e più resilienti. Il segreto sta nel sapere dove cercare la forza per affrontarle. L'immagine dello stagno ci ricorda che, indipendentemente dalle tempeste che possiamo affrontare in superficie, c'è un luogo di pace e tranquillità dentro di noi, un luogo che è sempre lì, che ci aspetta, pronto ad accoglierci. La vera sfida non è evitare le crisi o le difficoltà, ma imparare a collegarsi con quella profonda riserva di pace e forza interiore che possediamo tutti. Quindi, ogni volta che ti senti sommerso dalle sfide della vita, ricorda lo stagno e le sue profondità calme. Prenditi un momento per respirare, per connetterti con quella parte di te che è immutabile e serena. E ricorda che, anche nelle tempeste più violente, la calma è solo a una respirazione di distanza. Grazie mille per aver dedicato del tempo a questo video e per aver condiviso questo viaggio di riflessione con noi. Se questa storia ha risuonato con te o se ti ha offerto una nuova prospettiva su come affrontare le sfide della vita, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Condividere questi insegnamenti può essere un dono inestimabile per qualcuno nella tua vita che potrebbe aver bisogno di un promemoria su come trovare la pace interiore durante le tempeste. Quindi non esitare a condividere questo video con amici e familiari. Grazie ancora per essere parte della nostra comunità e per permetterci di condividere queste preziose lezioni zen con te. Namaste.